incontrano qui grazie alla disponibilità della Contessa e al preziosissimo sostegno contributo del Comune di San Potito, si incontrano due luoghi filangieriani in qualche modo, uno fisico, questo nel quale ci troviamo, nel quale Gaetano Filangieri naturalmente non è mai venuto, non è mai vissuto, e l'altro invece, quello di Cava dei Tirreni, o la Cava, no? Come ancora i nostri amici di Cava amano chiamare la loro città, la Cava, che è stato questo buon ritiro per Gaetano Filangieri, che ha vissuto lì, lontano da Napoli, lontano dalle violenze della corte, della società napoletana, della quale diffidava molto Gaetano Filangieri, dalla quale era distanziato moltissimo in virtù della sua fortissima carica morale. Era un giovane, l'ha già detto bene la Contessa, era un giovanissimo, meno di 35 anni quando muore, ma in questa vita così breve è riuscito a compiere, o per meglio dire non ha compiuto, ma ha portato ad un avanzatissimo stato di completamento l'opera di una sua vita. La scienza della legislazione è certamente un'opera fondamentale non soltanto per il Settecento, ma per l'intera cultura italiana. E della cultura italiana, ma io starei per dire della cultura europea e non solo, come ci dirà meglio l'amico Paolo Gravagnolo, Filangieri è stato una delle massime espressioni nel Settecento, una delle migliori espressioni dell'aristocrazia napoletana, un'antica aristocrazia che affonda le sue radici addirittura nell'età degli Normanni, che ha vissuto momenti di splendore in epoca angioina, sveva, ma che nel Settecento Gaetano Filangieri vive con difficoltà, perché è distante dalle modalità di vita, di azione sociale, improntata ad un gretto egoismo della gran parte dell'aristocrazia feudale napoletana. Ed è qui il punto di attacco della battaglia della sua vita. La battaglia antifeudale, della quale parleremo dopo, ma la sua biblioteca ci testimonia come egli si abbeverasse in realtà di ben altre culture e di ben altri contributi. Nella sua biblioteca noi troviamo i grandi dell'illuminismo europeo, troviamo Locke, troviamo Voltaire naturalmente, troviamo D'Alembert, Mably, troviamo Rousseau, uno dei suoi punti di riferimento è stato Rousseau. Troviamo naturalmente gli italiani, Giovan Battista Vico, quel Giovan Battista Vico la cui filosofia, in ragione di un linguaggio non semplice, in ragione di alcune tematiche non consone alla moda dei tempi, la cui filosofia, dicevo, non fu apprezzata al momento della sua vita e del suo svolgersi, ma che rimase sotterranea a influenzare la migliore cultura napoletana del Settecento, Filangieri compreso. Ci tornerò alla fine. E che fu soltanto nell'Ottocento poi pienamente portata alla luce e apprezzata in Italia e non solo. Ma alla cultura di Filangieri appartiene la lettura anche di Pietro Giannone. Anzi, forse è Giannone il primo punto di riferimento della sua riflessione sulla necessità di dotare lo Stato di una maggiore razionalità, di liberare, di disincrostare lo Stato da una serie di privilegi che, se nei secoli precedenti avevano anche avuto una loro significatività storica, in quel momento erano assolutamente inaccettabili e contrari al benessere dello Stato. E Giannone aveva pagato, apparteneva alla generazione precedente, Pietro Giannone, conterraneo anche lui, campano, aveva pagato con il carcere, aveva pagato con la censura, e lo stesso Filangieri certo conoscerà la censura, la messa all'indice del suo libro della scienza della legislazione da parte della congregazione della fede di Roma. Ma per Giannone la vita fu più dura.
lo ricorda Pietro Verri, un altro estimatore insieme a fratello Alessandro, insieme a Beccaria, un altro estimatore di Filangieri, lo ricorda Pietro Verri che parla di una sorta di onore dato a Muratori attraverso il riscatto di Filangieri. Perché fu Pietro Giannone a riportare lo stato di Napoli, ma non soltanto di Napoli, lui parlava a tutta l'Europa, lo stato a principi di razionalità. Ma non avremmo ancora detto nulla di Filangieri se ci arrestassimo soltanto a questa questione pur fondamentale di una riforma giuridica e di un'abolizione del feudalesimo. Non fu il primo, non fu l'unico, non fu l'ultimo, lo fece però lui con un sentimento, con una profondità di interesse filosofico che altri non avevano conosciuto. Lo fece in ragione di una di un profondo senso della dignità dell'uomo. Forse è questa la traccia più forte di quell'illuminismo di Gaetano Filangieri, di cui voglio condividere con voi alcuni aspetti, alcune riflessioni. Il suo illuminismo è sì, come vi dicevo, ispirato dai grandi francesi, anche da Montesquieu, dagli inglesi, lo stesso Locke, da Hume, di cui apprezza egli in particolare alcune riflessioni sulla morale e sulla religione, ma l'illuminismo di Filangieri è più vicino forse all'umanitarismo tedesco, all'umanitarismo che qualche anno dopo la sua morte avrebbe portato a pieno compimento il filosofo Immanuel Kant. È nel senso di esaltazione dell'umanità, del compito dell'umanità che Kant ha così bene e in maniera eterna affermato, che anche Filangieri ritrova le ragioni della sua critica contro le ingiustizie, della sua critica contro le sperequazioni sociali. Non si tratta soltanto di abolire il feudalesimo, perché questo porta ad una più razionale opera amministrativa, ad una più utile azione economica. Si tratta di ridare a tutti gli uomini la possibilità della felicità. La felicità pubblica, dice lui, è la somma delle felicità private. Aveva intuito che non è possibile, aveva capito e profondamente teneva per vero che non è possibile raggiungere la felicità di uno Stato se la gran parte degli uomini di uno Stato vivono nell'infelicità. Si rende conto cioè che il compito di uno Stato non è più soltanto quello di amministrare, non è più soltanto quello di creare delle condizioni materiali di vita razionali, bensì quello di promuovere le condizioni per la felicità della gran parte degli uomini. Non può esservi giustizia, dice lui, in uno Stato in cui pochi detengono tutto, molti non posseggono nulla. La grande sperequazione delle ricchezze che egli vedeva non soltanto nello Stato, nel Regno di Napoli naturalmente, ma vedeva in tutta Europa e anche fuori dall'Europa, gli appariva come il segno non soltanto di una incapacità politica, ma di una ingiustizia profonda nei principi di fondo dello Stato. E la sua biblioteca, come dicevo prima, la sua formazione in realtà vanno in direzione completamente diversa. Il suo senso di appartenenza all'ambiente anche giansenista, questa corrente religiosa, filosofica che richiama l'uomo ad un profondissimo e nobilissimo senso morale, che egli ritrovava anche nell'azione del ministro Bernardo Tanucci, il ministro portato a Napoli da Carlo di Borbone e lasciato a Napoli da Carlo di Borbone dopo che il destino lo chiama sul trono di Spagna, e quindi a Napoli lascia il figlio Ferdinando e gli lascia custode in qualche modo e tutore politico questa grandissima figura, questa fermissima figura di ministro, dotato anche egli di una grande cultura, proveniente dall'ambiente del giansenismo toscano, appunto, dove aveva formato il suo carattere
improntato il suo carattere ai principi della giustizia. E non è certamente un caso che la storia di Napoli, anche la storia delle riforme del Regno di Napoli, abbia conosciuto i suoi momenti più fulgidi proprio nei decenni in cui è stato Bernardo Tanucci l'ispiratore della politica di Carlo prima e di Ferdinando poi. Il discorso cambia quando la figura di Tanucci viene messa da parte, gradatamente, poi in maniera più ferma anche per il prevalere dell'opera della regina Carolina, e poi anche da cambiamenti nelle dinamiche politiche, nelle alleanze politiche che portano il Regno di Napoli a spostarsi nell'orbita inglese, abbandonando certi principi. E non è un caso che in quegli stessi anni anche Gaetano Filangieri lasci Napoli, si ritiri a Cava, continui i suoi studi a Cava e quasi deluso non conservi più grande fiducia nella possibilità di una modifica diretta, come diceva prima la contessa, in questo secolo, forse nel prossimo, diceva lui, forse nel nostro, chi lo sa. Certo, nel suo secolo era molto difficile. Aveva ricoperto anche un incarico di governo, sia pure di secondo piano, che lo portava alcuni giorni a Napoli, non senza fatica, da Cava a cavallo fino a Napoli, e questo certamente minò ulteriormente la sua già fragile salute. La malattia, la tubercolosi che lo porterà via, dicevo, a 35 anni, certamente non si giovò di queste condizioni di vita, ma aveva lasciato Napoli dove pure invece, come dicevo, negli anni precedenti aveva avuto la grande fiducia in ragione della sua anche parentela con Serafino Filangieri, un arcivescovo che appartiene sì naturalmente alla Chiesa, ma non a quella parte più retriva della Chiesa del cattolicesimo del tempo, appartiene semmai alla parte più avanzata. Arcivescovo a Palermo, poi a Napoli, aveva introdotto Gaetano Filangieri alla conoscenza con un intellettuale, con un dotto del tempo, Isidoro Bianchi, che aveva relazioni europee, aveva relazioni in Germania. Il bellissimo giudizio che ha ricordato già la contessa, che ci lascia Goethe nelle pagine del suo viaggio in Italia, non è isolato. Quello di Goethe è sicuramente il più bello, il più autorevole, ma sono tanti i grandi dotti artisti che sono impegnati nel Grand Tour, in questo giro che erano usi fare in Italia, ad incontrare e a parlare in maniera lusinghiera di questo giovane Gaetano Filangieri. Goethe farà di più, oltre quel giudizio che lei ricordava, inserirà, pensate, Gaetano Filangieri insieme a Beccaria come personaggi nel suo romanzo di formazione Il Wilhelmmeister, e che è un romanzo nel quale consegna, attraverso la formazione di questo personaggio, questo giovane Wilhelmmeister, consegna i suoi precetti per la pedagogia, per l'istruzione, e chi ci mette? Ci mette Gaetano Filangieri e Cesare Beccaria, due grandi lumi del Settecento italiano. Ma l'ispirazione di Filangieri, come vi dicevo, è di un illuminismo europeo, anche perché lui entra nella relazione, in una relazione con la massoneria europea. E questa della massoneria del Settecento è una rete di relazioni fatta di scambi epistolari, pubblicazioni di libri, rimandi, citazioni, incontri personali, che sostanzia, nutre la migliore parte del mondo culturale europeo. E Filangieri ne è uno snodo, è riconosciuto come tale anche dopo la sua morte, verrà ricordato in numerose cerimonie, in numerose occasioni dal mondo massonico inglese, ma anche da parte di quello italiano, da quello napoletano. Nel 1799, quando si tratterà a Napoli di inaugurare i lavori per la emanazione finalmente della legge sull'abolizione della feudalità,
sarà sotto lo spirito, sotto la guida di Gaetano Filangieri, che Mario Pagano inizierà quei lavori, citando la grande lezione di Filangieri. Poi non ci riuscirà, poi quel tentativo generoso, eroico, sarà soffocato nel sangue, e in quel sangue sarà soffocato, lo dicevo oggi all'amico Gravagnolo che ho accompagnato a conoscere alcuni dei posti più carichi di storia del nostro territorio, sarà soffocato anche un altro giovane, un giovane nato pochi anni prima di Gaetano Filangieri, Ercole Dagnese, che nasce a Piedimonte nel 1945 e è costretto ad emigrare poi in Francia per ragioni ideali, ritornerà a Napoli a seguito dei francesi, portato dal commissario Abrial nell'aprile del 1799, e morirà sulla forca il 1 ottobre del 1799 in quella furia omicida e vendicativa che Ferdinando e soprattutto sua moglie vollero portare, far abbattere su Napoli e sugli eroici repubblicani napoletani. Ci riusciranno poi i francesi, e questo è un rammarico certamente, essere ancora una volta, e ancora succederà, soltanto per mano straniera, essere accompagnati da parte degli italiani ad una riforma, ad una modernizzazione. Sarà il decennio francese, sarà l'abolizione della feudalità, sarà la modernizzazione, la prima modernizzazione del regno di Napoli. Ma Filangieri sarà ancora presente nello spirito dei patrioti napoletani e italiani. Filangieri sarà presente ancora nel 48 citato, sarà presente ancora nelle celebrazioni post-risorgimentali. È un faro che resta in qualche modo ad illuminare tutta la vicenda napoletana e, ripeto, europea e mondiale. Lui si sentiva davvero pervaso da uno spirito cosmopolita, non era in nessun modo attratto da accenti patriottici in senso deteriore, nazionalistici, qualcuno oggi li chiamerebbe anche in altro modo, ma la sostanza non cambia. Era pervaso invece da sentimenti di rispetto per la dignità dell'uomo ovunque egli fosse, a qualunque ceto appartenesse, a qualunque nazione egli si ascrivesse. E forse allora qui c'è un'altra lezione, la contessa lo ricordava prima, l'appello alla politica perché venga retta e indirizzata dai filosofi. E l'appello, lui lo dice in un punto preciso in cui dice i politici, i monarchi, i principi, anzi usa questa espressione, ecco qui, ce l'ho qui, i principi non hanno il tempo di istruirsi, ai ministri della verità, ai pacifici filosofi si appartiene dunque questo sacro ministero, il ministero di indirizzare la politica verso gli ideali, i principi di giustizia. Lo diceva per primo, lo aveva detto alcuni millenni prima Platone. Nella lettera settima, questo testo fondamentale di Platone, lui ci dice: non ci potrà mai essere una città giusta fino a quando non saranno i filosofi a governare, o in qualche modo i governanti non diventeranno filosofi. Non ci credeva neanche lui, dicendo in qualche modo introduceva un elemento di certamente di scetticismo, ma è questa l'utopia di Gaetano Filangieri. L'utopia è di uno Stato, come bene hanno intitolato gli organizzatori di questa bellissima mostra e questo convegno promosso da un altro generoso utopista che era l'avvocato Gerardo Marotta, lo Stato secondo ragione. E questa è l'utopia che ci lascia Gaetano Filangieri. Non era per il suo secolo, forse per quello successivo, non so, per il nostro, ma senza un'utopia, quello che è certo è che saremmo già morti tutti. Grazie.